gara 1 del mini challenge dal circuito di Monza con Rangoni, che parte per la terza volta su tre gare in pole position, con Iaquinta in prima fila con lui, alle sue spalle una new entry, quella di Cerqui, che arriva dal campionato italiano GT, e poi Calcagni che si schiera in quarta posizione. C'è subito bagarre, ci sono dei grandi numeri da parte di Nember, che come vedete riesce però a mantenere il controllo della sua mini fino a un certo punto, ma riesce comunque a riprendere la gara. Davanti si piazza Rangoni e sarà così per tutta la gara, con Simone Iaquinta in seconda posizione, con Calcagni in terza piazza, mentre ci sarà bagarre poi anche per tutte le altre posizioni della classifica. Vedete ancora numeri, in questo caso purtroppo invece è il ritiro di Risitano, che aveva appena siglato il proprio miglior giro e stava risalendo posizioni. La sfida per la vittoria continua fino all'ultimo, con Rangoni che soltanto nelle ultimissime fasi riesce a prendere qualche metro di vantaggio su Iaquinta, che si accoda in seconda posizione, con Calcagni ad occupare il terzo gradino del podio. Ottima quarta posizione per Cerqui e quinta piazza per Alcini, davanti a Gori, Mercuri e Mercurio, con Giorgi che conquista la quinta vittoria su 5 gare nella categoria light, questa volta davanti a Necchi e a Pindari.